Saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari. È questa la frase con cui Herbert Kilpin ha fondato il Milan il 16 dicembre 1899, più precisamente il Milan Football and Cricket Club. Beh, noi il Milan oggi lo conosciamo bene, ma la sua storia? Per esempio abbiamo detto che non si chiamava fin dall'inizio AC Milan, ma prese questo nome con l'imposizione dell'italianizzazione da parte delle autorità fasciste. Chiaramente anche San Siro non fu il primo stadio, ma lo divenne solo dopo l'inaugurazione del 1926. Quindi abbiamo capito che il Milan è cambiato nel tempo e sappiamo che ha rivoluzionato questo sport con i suoi giocatori, allenatori, il presidente per eccellenza, ma non l'ho fatto solo in campo perché anche Milanello è stata una rivoluzione. Infatti è stato il primo centro italiano completamente dedicato alla preparazione atletica di una squadra di calcio. Inizialmente il logo del Milan fu semplicemente la bandiera di Milano, per poi arrivare allo stemma che conosciamo oggi. E quindi ecco perché oggi i calciatori del Milan indossano una maglia a strisce rosso-nere, dal quale deriva il soprannome di rossoneri, e hanno questo stemma sul petto.